71 anni, ma non li dimostra e nonostante l'età vuole portare a termine un'impresa che riesce difficile anche un ventenne, percorrere a piedi tutta la costa italiana, isole maggiori comprese. In questi giorni Alessandro Bellier, il podista ultra ottantenne, sta attraversando i comuni della costa tirrenica. Partito naturalmente a piedi il 9 giugno da Ventimiglia, effettuerà in tutto 137 tappe, con l'obiettivo di raggiungere Trieste il 24 ottobre, giorno del suo compleanno, dopo aver camminato per circa 4.600 km. Un'impresa impegnativa, ma Alessandro, forte del suo allenamento psicofisico, è dotato di un carattere forte e certo di portarla a termine. Ieri ha fatto tappa ad Acque Dolci, dove è stato accolto all'ingresso del paese e poi al municipio. Take me higher than I've ever been before. I'm holding it back, just one shot, I'll give me more. You're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape beyond the meaning. Don't even act if that way to stop the storm. Oh baby, it's out of my control, what's going on? La Prologo ha deciso di accogliere, possiamo definirlo, un campione a tutti gli effetti della salute e dello stare bene. Eh sì, effettivamente hai ragione tu, è perfettamente un campione della salute, perché pensare e poi realizzare questa impresa è veramente da folli, e quindi penso che Alessandro un po' nel suo piccolo lo è. E noi con Alessandro abbiamo un rapporto che viene attraverso il figlio, l'amicizia con il figlio Ferdi, che è stato ospite nostro ai tempi dell'Acque Dolci Independent Film Festival. Quindi appena abbiamo saputo che sarebbe passato da Acque Dolci durante il tragitto di questa sua grande impresa, allora non abbiamo pensato bene di organizzare un po' tutto, l'ospitalità, l'accoglienza e tutto quello che è di venire. Porteremo un po' in giro per Acque Dolci, faremo vedere nel pomeriggio la grotta di San Teodoro, la nostra chiesa madre, ne approfitteremo anche per fargli vedere il murales che è in fase di realizzazione, quelli già realizzati. Poi questa sera ad Acque Dolci ci sarà la notte gialla e quindi ne approfitteremo anche per fargli degustare dei prodotti tipici locali. Alessandro, abbiamo detto prima con l'assessore, è il testimonial della salute per eccellenza. Voi siete anche andati lì sul ponte del Furiano per accoglierlo e fare un tragitto a piedi con lui. Qual è la differenza fra una persona che si allena come lui a camminare e chi normalmente cammina per strada? La differenza è che io ho fatto soltanto poche centinaia di metri e già sono stanco. Lui invece è pronto domani mattina per partire per Broro e farsi altri 34 chilometri. Questa è la sostanziale differenza. Alessandro Bellieri nasce a Parma il 24 ottobre del 1933. Svolge il servizio militare nel primo plotone al mondo di alpini paracadutisti a Bressanone. All'avvicinarsi degli 80 anni decide di esplorare i suoi limiti, conscio dell'ottima salute e dell'allenamento quotidiano che la sua passione per il trekking gli comporta, e decide in mezzo allo stupore familiare, sorprendendo tutti, di percorrere a piedi e in solitaria l'intera Italia, da nord a sud. Dopo Acque Dolci passerà per Brolo, Falcone e Spadafora, per poi attraversare nuovamente lo stretto e iniziare la risalita dell'Italia. Sono partito il 9 di giugno da Ventimiglia, arriverò a Trieste il 24 ottobre dopo 4.326 chilometri in 137 tappe. Qual è il motivo di questo suo peregrinaggio? Voglio dimostrare alle persone di una certa età, cioè sessantenni, settantenni o ottantenni, che devono fare sport, devono camminare e non stare tutto il giorno al bar, fare una partitina a carte, giocare per un misero caffè, mentre qui abbiamo dei posti meravigliosi che sono unici proprio. Qual è il motivo di questa sosta a Acque Dolci?
Prima perché mio figlio mi aveva accennato che era stato a Acque Dolci, una cittadina molto bella, era stato accolto bene e aveva degli amici. Allora, quando ho programmato questo mio tour siciliano, ho proprio scelto Acque Dolci. Cosa bisogna avere, non perché per la sua età, ma qualsiasi persona per fare un viaggio del genere? Cosa deve fare? Allora, bisogna essere matti come me, perché sennò uno non è che fa questi 4.700 chilometri. Allora, io avendo una Alfa Spider Brera, ho sempre detto, è sempre meglio fare il giro con una bella bionda, però con una bella bionda dura poco. Invece qui questo tour dura quasi 5 mesi e vedo delle bellezze uniche, delle accoglienze come oggi. Io credo che oggi e voi avete superato credo quasi tutte le altre città. Quanto si allena per fare tutto questo? Allora, per 2 anni i miei allenamenti sono stati 25 km tutti i giorni, camminando alla media dei 5, però senza zaino. E la mia unica cosa bella era quando veniva giù la neve che facevo festa, ecco. Il resto cammino sempre. Oltre a questo ci sarà anche un libro che testimonierà il suo viaggio. Esatto, esce subito dopo l'ultima tappa, penso il mese dopo, dove dicono che sarà molto 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 bello, e poi su ogni tappa verranno messe delle foto della città, della popolazione, di tutti, ecco. Auguriamo un buon traguardo. Grazie mille a voi, grazie mille. Tappe, per cui che cosa dire davanti a una persona di questo tipo? Bisogna soltanto togliersi il cappello e inchinarsi. Oppure, se no, dire che è matto. Che è matto, è forse la cosa più giusta. E prendere l'insegnamento che una persona come lei può dare a tanti giovani e tanti, esatto, giovani. L'insegnamento quale può essere? Può essere quello che quando uno si pone un obiettivo, qualunque esso sia, lo si può raggiungere a condizione che lo si voglia veramente, no, con la testa soprattutto. E poi se fisicamente sta bene. Ecco, io dico a tutte le persone di una certa età, settantenni, ottantenni come ho io, camminate 2-3 ore al giorno. Guardate questo lungo il vostro mare, che è una bellezza unica. Camminate tutti i giorni, fa benissimo. E poi se vedete davanti qualche donna che cammina, andateci dietro, magari fate qualche chilometro in più, perché è sempre meglio lo sport. Per noi è un onore avere Alessandro qua oggi, che ci ha testimoniato il suo affetto per Acque Dolci, volendosi fermare alla fine di una sua tappa ad Acque Dolci. Noi siamo onorati della sua presenza, lo ringraziamo tantissimo e naturalmente facciamo tesoro del suo insegnamento, che ci dice, come ha detto poco fa, camminate, muovetevi. Specialmente quando si raggiunge poi una certa età è importantissimo il movimento, lo sport, perché questo ci aiuta a stare bene, a stare meglio. Per cui lo ringraziamo per la sua venuta e anche per il suo insegnamento che ha dato ad Acque Dolci, a tutte le tappe e a tutte le persone che incontrerà lungo il suo percorso in giro per l'Italia. Sono insegnamenti dai quali dovremmo apprendere così tanto, però durante la vita, magari presi dalla quotidianità, ci dimentichiamo dell'importanza dell'attività fisica, dello sport, e ce ne dimentichiamo. E questi sono momenti che ci fanno un po' riflettere sulla questione e ci portano a capire quanto sia importante lo sport, quanto sia importante l'attività fisica per il benessere nostro.
Per cui concludo con un invito a tutti a fare sport, specialmente quando si raggiunge una certa età, bisogna farlo sempre più attivamente per poter stare bene e per poter godersi una terza età nel miglior modo possibile. Alessandro è testimone della salute, vederlo in piena forma è uno stimolo in più a cercare di emularlo e fare quello che fa lui, quindi fare tanto sport per cercare di raggiungere la sua età nella sua forma fisica che è perfetta e invidiabile e che tutti noi aspiriamo a essere in questa forma una volta raggiunta la certa età. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're not alone, 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 say that you're not alone. Can you feel? Presidente, lei è andato incontro ad Alessandro prima del ponte dove lo aspettavamo noi. Anche per lei è un'esperienza che la tocca particolarmente da vicino. Sì, è stata un'esperienza molto toccante perché come presidente degli ufficiali in congedo d'Italia, sezione Santa Catalina di Militello, abbiamo pensato di accogliere Alessandro Bellier, che è stato tra le tante sue vite pure un paracadutista alpinista, già in quel di Torre del Lauro. In pochi chilometri praticamente non ha fatto che affascinarci e ammaliarci. E stare dietro a un quasi 81enne che tiene quel passo non è stato per niente facile. Avete deciso di donargli anche una targa in onore a questo suo arrivo? Sì, secondo noi era una cosa molto importante, anche perché lui è un tipo che tiene tutto sotto controllo, il percorso, l'altimetria, le tappe che fa, e avergli sentito dire al nostro assessore che qui ad Acque Dolci ha avuto una delle migliori accoglienze non può che fare chiaramente piacere a tutti quanti e anche a noi dell'UNUCI, che pur essendo di Santa Catalina di Militello abbracciamo un po' tutta quanta la costa tirrenica. Com'è stato per lei affrontare questo piccolo tragitto assieme a lui? Ripeto, è stato affascinante perché non ha fatto altro che parlare e raccontarci delle sue esperienze e soprattutto delle sue prossime esperienze. È veramente un giovane alla ricerca di sempre nuove avventure. So say that you're not alone, 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 say that you're not alone. Come Unione Ufficiale in Congedo d'Italia, sezione di Sant'Agata di Militello, sapendo dei trascorsi da paracadutista e alpinista, non potevamo esimerci chiaramente dall'essere oggi presenti. Ho avuto pure il piacere insieme a Ciro e molti altri di stare insieme in tua compagnia per qualche chilometro e sicuramente è un ricordo che manterrò tra i miei più cari. Abbiamo deciso di farti un piccolissimo ricordo che mi permetto di leggerti. Sì. All'intrepido e tenace alpino paracadutista Alessandro Bellier, in occasione del suo passaggio in terra di Sicilia. Acque Dolci, 26 agosto 2014. Grazie. Io anche sono contento di questo tuo passaggio, anche perché mi unisce un'amicizia con tuo figlio Ferdi, amicizia nata in occasione dell'Acque Dolci Independent Film Festival, e quando ho saputo di questa tua impresa, e Ferdi mi ha fatto presente che gli avrebbe fatto piacere che tu passassi da Acque Dolci, noi come Proloco ci siamo impegnati ad organizzare al meglio quello che tu hai visto fino ad adesso. Io ne approfitto anche per ringraziare tutti gli amici che hanno partecipato alla tua accoglienza, che sono venuti in bicicletta, che sono venuti a piedi. Abbiamo pensato anche noi, insieme a Salvatore, di farti dono di una,
di una piccola targa. Noi abbiamo scritto all'amico di, della Prologo di Acque Dolci, Alessandro Bellieri, in occasione del suo passaggio da Acque Dolci, Acque Dolci 26 agosto 2014. Ed in più un libro che, alla quale noi abbiamo partecipato la pubblicazione, dove parla proprio della storia di Acque Dolci dalla sua nascita fino al nel 22, fino al 1937. Ti ringrazio di cuore per averci attenzionato. Okay. E ci vediamo anche durante il tempo. Okay.